Salve e benvenuti a tutti a lezione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Spero che troviate queste lezioni interessanti, stimolanti e anche divertenti. Io vi do il benvenuto a bordo. Da quando l'uomo acquisisce coscienza, da quando siamo diventati Homo sapiens, tutte le volte che guardiamo un orizzonte abbiamo un istinto irrefrenabile. L'orizzonte ci attrae, ci intriga e ci spinge a cercare di comprendere cosa c'è oltre quell'orizzonte. Dopo un orizzonte ce n'è sempre un altro, i confini sono infiniti, per cui siamo spinti a cercare di superare i nostri limiti. Questa è l'essenza dell'esplorazione. Tutte le volte che io penso a questo concetto, al concetto di esplorazione, per me significa che l'uomo giunge in un posto mai visto prima, un posto in cui non esiste una mappa, mette il proprio piede su una sabbia che non è mai stata disturbata dalla presenza umana, raccoglie quella sabbia fra le sue mani. Bene, lo stesso concetto per me è valido nell'esplorazione umana spaziale. Anche se siamo in grado al giorno d'oggi di inviare delle sonde o dei robot come Curiosity su Marte o Spirit, Opportunity, la nostra sete di esplorazione non sarà mai soddisfatta fin quando non vedremo un'astronave aprire il portello, non vedremo scendere un astronauta in un futuro, spero prossimo, che pianterà una bandiera rappresentativa del mondo e lascerà un'impronta del proprio scarpone e raccoglierà quella sabbia rossa fra le sue mani guantate. Questo è lo spirito dell'esplorazione. A me piace chiamarlo il gene di Ulisse. È qualcosa che ci portiamo dentro, è qualcosa che ci distingue da tutti gli altri animali presenti nel nostro mondo, nel nostro pianeta. È qualcosa che ci rende uomini. La sete di conoscenza è intimamente legata all'esplorazione. L'esplorazione contiene all'interno di sé altri concetti, contiene l'idea di scienza, ad esempio, perché è legata al cercare di comprendere meglio com'è il mondo che ci circonda. E non riusciremo mai a comprendere la Terra se non comprendiamo l'universo, poiché la Terra si muove nell'universo. Contiene anche il concetto di tecnologia, poiché l'esplorazione è possibile ed è stata possibile negli anni, nel passato, nel tempo, solo grazie a innovazioni tecnologiche. Inizialmente l'uomo si spostava a piedi, per cui la sua esplorazione era limitata al raggio di azione che gli permetteva la sua persona e il suo fisico. Poi furono inventati e scoperti metodi di spostamento che gli permettevano di andare molto più lontano, utilizzando i fiumi, i mari, oppure dopo la ruota utilizzando anche i mezzi di trasporto o animali. Bene, questa evoluzione tecnologica è quella che ci ha permesso di esplorare luoghi sempre più lontani. Strettamente collegata all'esplorazione spaziale, allora, è il concetto di evoluzione tecnologica che ci permette di andare più lontano. E questo mi porta alla mia esperienza di esploratore. Come si fa a definirsi esploratori quando la Stazione Spaziale Internazionale, sulla quale ho vissuto per circa 6 mesi, è ancorata di fatto a un'orbita che ha soli 400 km di quota dalla Terra? Bene, quell'esplorazione è un'esplorazione molto importante perché è riferita a un limite ben diverso, che è il limite dell'uomo. Noi in questo momento siamo in grado di sviluppare tecnologia che ci permetterà fra pochi anni, spero, di andare a fare esplorazione interplanetaria, ma non sappiamo ancora quali sono i limiti fisiologici dell'uomo per permettergli di vivere a lungo in un ambiente in assenza di peso. Bene, questa esplorazione che oggi stiamo facendo in orbita, esplorazione quindi dei limiti veri della fisiologia umana, è l'unica che ci permetterà di pavimentare la strada che permetterà alle generazioni future di spostarsi. Siamo oggi già molto in avanti rispetto a pochi anni fa, in cui vivere in orbita per 6 mesi e ritornare sulla Terra senza avere effetti collaterali era quasi impensabile. Bene, lì, sulla Stazione Spaziale Internazionale, i nostri studi di fisiologia, ma anche di tecnologia che stiamo inventando oggi, questi studi di fisiologia ci stanno permettendo di comprendere quali meccanismi si mettono in atto tutte le volte che prendiamo un uomo dal suo ambiente naturale, che è la Terra, quindi con una pressione, un'accelerazione di gravità e così via, e lo mettiamo in un ambiente che è per lui alieno.
L'uomo deve adattarsi, questo adattamento può essere degradante, ma con gli appositi strumenti che stiamo studiando riusciremo a prolungare la permanenza dell'uomo in orbita senza avere effetti che non gli permettano poi di vivere una volta atterrato per fare esplorazione o una volta rientrati sulla Terra. Abbiamo parlato del concetto del gene di Ulisse, che mi piace sempre esprimere. Bene, tornando a questo grande esploratore, quest'uomo che aveva la curiosità di scoprire tutto nel mondo, mi viene in mente un altro concetto. Ulisse, dopo 20 anni di viaggi, vuole tornare a casa, vuole scoprire la sua Itaca, vuole tornare a vivere nel suo mondo. Ebbene, per noi esploratori succede qualcosa di molto simile. Io ho da sempre sognato di esplorare lo spazio, di toccare con la mia mano cosa vuol dire vivere fra le stelle, queste stelle che guardavo da piccolo con lo sguardo di chi vuole superare un orizzonte. Bene, dopo aver viaggiato nello spazio ho scoperto invece qualcosa che avevo con me e che mi era nascosto. Ho scoperto la Terra, la mia casa. Per cui essere esploratori significa anche riuscire, guardando da lontano quello che ci circonda, a comprendere che a volte diamo per scontato qualcosa che è di meraviglioso, che è intorno a noi, di cui non ci rendiamo conto finché non viene a mancare. Io questo l'ho riscoperto proprio allontanandomene, quando ho volato per 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.